La festa di Halloween oggi? Sì. Sì. Almeno così abbiamo deciso. Loro ha deciso, io sono vecchio. Vabbè, andiamo. Festa nei locali o in casa? Locale. Per i più giovani è Halloween, secondo la tradizione importata dai paesi anglosassoni. Feste in casa, soprattutto, o nei locali come questi tre ragazzi che si preparano scegliendo travestimenti originali. Daphne e Velma, quelli di Scooby-Doo. Ma che sia Halloween o la festa di ogni santi o dei morti, in questi giorni non mancano decorazioni nei locali e soprattutto nelle pasticcerie arrivano i dolci di stagione. A Padova, per esempio, la tradizione delle favette pavane duella con i biscotti glassati a forma di fantasma. E nella pasticceria in questi giorni c'è il tripudio di tradizione e innovazione che si incontrano. La fa da padrone le favette nostre, le favette pavane, che sono questi dolcetti che proprio chi andava a trovare parenti in questi ponti portava le favette pavane, le favette dei morti. Però abbiamo dovuto nei vari anni incrementare la produzione dei vari biscottini a forma di fantasma, zucca, dolcetti di tutte le forme, di tutti i gusti, proprio per accontentare i più piccini che sono cresciuti con la tradizione di Halloween e non più della festa dei morti. Se i biscotti variano di ingredienti propendendo per cioccolato e glasse di zucchero colorate, gli ingredienti delle favette sono quelli di sempre, fedeli alla tradizione: pinoli, mandorle, zucchero e uova, prodotti semplici ma che in questi mesi hanno subito forti rincari. I pinoli hanno raggiunto cifre esorbitanti, le mandorle non ne parliamo, lo zucchero è passato da 80 centesimi dell'anno scorso a quasi 1,50 euro quest'anno, questo è solo per darvi alcuni numeri. Però le favette non possono mancare, noi abbiamo cercato di mantenere lo stesso prezzo dell'anno scorso proprio perché bisogna festeggiare, bisogna mantenere la tradizione in tutti i modi, stringendo i denti e andando avanti.